Tutela sociale degli anziani e sviluppo del turismo itinerante. Sono questi i temi che affrontano i due progetti di legge presentati questa mattina a Pescara dai consiglieri regionali della Lega Pietro Quaresimale e Fabrizio Montepara. A dare forza alle proposte anche il coordinatore regionale del partito, Luigi Deramo, e i consiglieri Luca De Rensis e Sabrina Bocchino. L'intenzione della norma dedicata agli ultra 65enni è quella di prevenire e tutelare il fenomeno delle truffe a danno degli anziani con lo stanziamento di somme da destinare ad eventuali risarcimenti. Promotore e primo firmatario il capogruppo Lega Pietro Quaresimale. La regione Abruzzo è la terza per il numero di reati consumati nei confronti degli anziani e quindi riteniamo che, poiché la normativa nazionale presenta qualche vulnus, vogliamo integrare questa copertura a garanzia della sicurezza e della solidarietà nei confronti delle fasce più deboli. Abbiamo sì impegnato, quantomeno la Lega ritiene che bisogna metterci 1 milione di euro per fare questa tutela, che consiste in alcune iniziative, in particolare una sull'indennizzo per chi appunto subisce il reato di truffa, ma anche una serie di iniziative che andremo a finanziare per sensibilizzare, informare i cittadini affinché possano prevenire certi tipi di reati, quindi incentiveremo i protocolli d'intesa tra comune e forze dell'ordine anche per controlli sul territorio, soprattutto in quelle zone più isolate che sono quelle dell'entroterra abruzzese. Il consigliere Montepara spiega il contenuto della proposta legata al turismo itinerante, con maggiori facilitazioni per i turisti che si muovono in camper e roulotte. Una forma di turismo che forse per noi può essere ancora, diciamo, ancora da scoprire, ma che a livello di Nord Europa invece è molto sviluppato. C'è questo turismo particolare che ha contatto con la natura, con i luoghi particolari, quindi dove, ecco, il turista va alla ricerca del piccolo borgo, delle piccole oasi ambientali, di quegli angoli che il grande turismo, la grande tra virgolette distribuzione turistica non ti fa vedere. E quindi noi dobbiamo attrezzarci per recepire questa forma di turismo. Sappiamo che a livello nazionale siamo circa al 10% in più di aumento di presenze, stiamo parlando di circa 3-8 milioni di turisti che si muovono in plein air, significa 2 miliardi e mezzo a livello economico. Quindi diciamo che l'Abruzzo si vuole attrezzare in questo.